Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video acquisti manga con tante novità e quindi partiamo subito. Partiamo subito da Dainit, che ha pubblicato altre due nuove opere molto molto interessanti. La prima è L'uccellino azzurro di Takashi Murakami, già conosciuto in Italia per Il cane che guarda le stelle, e L'uccellino azzurro è una storia altrettanto drammatica, anzi secondo me anche di più. E devo dire la verità, mi è piaciuto anche di più, infatti, di quella serie di racconti, nonostante mi avessero fatto comunque stringere il cuore anche quelli, proprio perché avevano tra l'altro come protagonista un cane e il suo padrone, quindi davvero, quando ci sono i cani di mezzo riesco sempre a piangere dopo pochi secondi, e invece qui parla di storie più umane rispetto a quello, nel senso che tratta appunto di umani. Nel particolar caso, nella prima storia, c'è la storia di questa famiglia che fa un brutto incidente e si trova quindi a dover fare i conti con le conseguenze di questo incidente, con tutto quello che comporta. E poi, nella seconda parte di questo volume, che è diviso appunto in due, i capitoli sono L'uccellino azzurro e Incontri, sono due storie, che però sono comunque in qualche modo connesse fra di loro grazie a dei personaggi che poi si ritrovano anche nella seconda storia. L'edizione è buona, anche se non gradisco tantissimo io le edizioni con le alette, preferisco decisamente la sovraccoperta, però ha queste pagine a colori, è molto molto grande come formato. Il disegno di Takashi Murakami mi piace perché è perfettamente adatto a raccontare questo tipo di storie. E sicuramente se siete lettori che ogni tanto cercano anche qualcosa che riesca a farli commuovere, non sempre per forza qualcosa di frivolo nei manga, sicuramente L'uccellino azzurro è consigliatissimo. E sempre per Dainit ho letto L'ultimo volo della farfalla di Kan Takahama, un'autrice che non conoscevo, e inizialmente questo non mi stava piacendo tantissimo, più che altro per lo stile di disegno. Cerco di beccare alcune tavole dove non ci sono delle tette bene in vista per non farmelo smonetizzare da YouTube. Ecco, tipo questa. Diciamo che il tratto mi sembrava molto molto digitale, che è una cosa che a me non piace tantissimo, anche se poi non so effettivamente se l'autrice disegni in digitale oppure no, però a me è questa l'impressione che dà vedendo queste tavole che però poi migliorano, e la storia mi piace molto perché racconta uno spaccato di Giappone, sicuramente che non si vede tantissimo, ovvero quello delle prime vicinanze con il primo popolo europeo che si è avvicinato al Giappone, gli olandesi, i giapponesi che, come sappiamo, sono sempre stati molto isolazionisti e chiusi rispetto al mondo esterno, e anche in questa storia questo si vede molto. È la storia della protagonista che vediamo in copertina, che altre non è se non appunto una prostituta che lavora insieme ad altre sue colleghe e che però, a differenza delle sue colleghe, ha una certa curiosità appunto verso questo mondo che sta venendo da fuori. E come dicevo, anche il disegno, che inizialmente non mi piaceva più di tanto, poi secondo me è andato a evolversi decisamente durante il corso della storia. Poi ho letto Il giovane Yoshio di Yoshiharu Tsugu, è una storia bellissima pubblicata da Canicola Edizioni, che ringrazierò sempre per aver portato questo magnifico autore, ed è una raccolta di storie che hanno per protagonista appunto il giovane Yoshio, che sarebbe l'alter ego di Yoshiharu Tsugu, e quando racconta di sé in modo autobiografico fa sempre riferimento a se stesso con un nome diverso da quello che è il suo reale. E qui vediamo tutte le sofferenze, le cattiverie subite, le angherie subite in gioventù e anche le difficoltà per andare avanti in un mondo, quello del mangaka, che non era così semplice. Infatti il nostro Yoshiharu, come suo fratello Tadao, facevano davvero i lavori più disparati per cercare di campare, di tirare avanti e ad aiutare anche le loro famiglie. Quindi non certamente una vita agiata, raccontata in modo assolutamente fenomenale da Yoshiharu Tsugu, che è il mio mangaka della corrente Gekiga assolutamente preferito tra quelli che ho letto fino ad ora. Ovviamente tutte queste opere le trovate anche qui sotto ai link Amazon che vi lascio per acquistarle scontate, e se volete che ve ne parli meglio fatemelo sapere con un bel like e un commento qui sotto. Per le novità J-pop mi è piaciuto moltissimo I sette figli del drago, di questa autrice che si chiama Ryoko Kui, che è anche l'autrice di Dungeon Food, e infatti dopo aver letto questo volume di storie brevi ho voluto recuperare anche il primo volume dell'altra sua opera per cui è famosa, diciamo, per cui è conosciuta in Italia, ovvero Dungeon Food. I sette figli del drago sono appunto storie brevi riguardanti tutti degli animali mitologici e particolari, non per forza dei draghi, e sono storie che uniscono davvero una commistione di generi incredibili. Questa autrice riesce a spaziare davvero molto molto agilmente e a raccontare storie di tutti i tipi, quindi in questo volume riusciremo a ridere, riusciremo
a commuoverci, riusciremo a provare molta molta empatia per tantissimi dei personaggi umani e non, e in più ci faremo anche una piccola cultura su quelle che sono molte delle mitologie giapponesi. Il disegno è davvero davvero bello, a me piace un sacco questo disegno, senza particolari fronzoli, ma molto pulito, molto preciso e comunque significativo, che riesce a trasmettere qualcosa. E mi è piaciuto infatti anche Dungeon Food della stessa autrice, questo è il primo volume, una storia alquanto bizzarra ambientata nei dungeon e quindi non sicuramente originalissima come idea iniziale, ma qui non si combatte e basta contro dei mostri. Infatti il nostro protagonista, che è il ragazzo che vediamo in copertina, a un certo punto esprimerà questo suo desiderio di voler provare ad assaggiare proprio i mostri, dopo che questa qui, che è sua sorella, viene divorata da un mostro, e lui cercherà di andare a fondo in questo dungeon da dove sono stati teletrasportati fuori proprio dalla immensa capacità magica della sorella, per cercare di salvarsi almeno loro e di andare a recuperarla, perché a quanto sembra in questo mondo dove è ambientato Dungeon Food non si muore così facilmente, un mistero che ancora non è stato svelato comunque nel primo volume. E qui è davvero molto molto simpatico, ed effettivamente si ride molto più che nei Sette Figli del Drago, perché qui sono davvero tutte storie molto molto comiche che ci faranno ridere addirittura durante la preparazione di questi cibi molto molto particolari. Poi Devilman Saga volume 1 di Gonagai, finalmente uno spin-off, sequel, quello che volete, su Devilman, che non mi ha deluso. Infatti Devilman Saga mi è piaciuto abbastanza, è una storia ambientata nel futuro dove ci sono dei personaggi che ricordano molto quelli che abbiamo imparato a conoscere nella saga di Gonagai principale, e la storia parte con questi demoni con queste armature molto particolari che ricordano un po' anche il filone di Saint Seiya, Samurai Troopers e tutte quelle serie con le armature degli anni 80-90, e di come appunto il nostro protagonista, che si chiama Yuki Fudo, si trova nel 2025 nella città di New World in California, negli Stati Uniti. E qui, essendo lui uno dei massimi esperti di robotica, si ritroverà appunto ad indagare su queste Demon Armor, su queste armature che vengono ritrovate durante degli scavi. Queste armature però sembrano avere una vita a sé, in particolare quella che ricorda l'Arpia Silen, e una ragazza che è con lui, che è appunto la sua, diciamo, assistente, se così vogliamo dire, viene chiamata da questa armatura, e appunto vedremo poi nel secondo volume cosa succederà. E poi ho letto Yata Momo volume 1 di Arada, di cui vi potrò far vedere pochissime tavole, perché in questo volume si tromba parecchio, e questa, diciamo, che inizialmente era stata una cosa anche che mi aveva un pochino scoraggiato, perché a me solitamente i manga troppo incentrati sul sesso non dicono poi molto. Come vediamo qui parte effettivamente subito col botto, perché già dopo neanche due pagine vediamo i nostri protagonisti ben presi all'azione, però fortunatamente poi da metà in poi comunque sviluppa una trama un po' più particolareggiata. Il nostro protagonista, che è Momo, è un ragazzo all'apparenza forte e simpatico, ma comunque secondo me che nasconde moltissime fragilità. Infatti si fa sfruttare dagli altri in cambio di denaro, in cambio di sigarette, in cambio di alcol, in cambio di tutti i vizi che comunque porta avanti, fino a quando non trova Yata, un ragazzo che sembra diverso da tutti quelli incontrati finora, che non vuole solamente approfittarsi di lui, ma che effettivamente sembra volergli bene. Ma il passato di Momo non è così facile da digerire né per l'uno né per l'altro, e quindi vedremo anche tanti scontri oltre a tanti momenti d'affetto. Non sono sicurissimo se continuarla oppure no, però effettivamente sono solamente 3 volumetti, quindi potrei anche finirla. E poi altre 3 novità, tra virgolette, perché sono comunque opere uscite un po' di tempo fa, ma che io ho recuperato solo adesso per Ikari. La prima è Ping Pong volume 1 di Taiyo Matsumoto, che non mi ha preso per ora come i suoi capolavori Sunny e Tekken King Crit, ma che sicuramente si è fatta leggere molto molto bene. Infatti è un autore che adoro particolarmente. La storia di 2 ragazzi che giocano a tennis tavolo e che però in più hanno tutte le difficoltà della vita di 2 adolescenti che stanno passando un po' quello che è il periodo più difficile nella vita di un uomo. Primo volume abbastanza introduttivo, quindi ve ne parlerò sicuramente poi meglio con la lettura degli altri. Mi ha sorpreso tantissimo a Lucky Young Man, e non pensavo, o meglio, pensavo comunque che mi sarebbe piaciuta, ma non così tanto, quest'opera di Kamui Fujiwara ed Eiji Otsuka, in particolar modo lo stile di disegno di Kamui Fujiwara, che qualcuno ricorderà per Dragon Quest, un'opera sicuramente disegnata bene, ma non a questi livelli, raggiunge qui una precisione davvero assoluta e assurda.
che non mi aspettavo assolutamente, se devo dire la verità. Dei disegni davvero molto molto belli, e la storia è altrettanto bella e particolare perché riguarda un periodo anche qui poco trattato nel manga, il 68, anno di grandi cambiamenti in tutto il mondo, e anche in Giappone è così, infatti i ragazzi sono tutti in fermentazione per le grandi rivoluzioni che hanno in testa e che cercano in qualche modo di fare, e i nostri protagonisti cercano di farlo attraverso il cinema, uno di loro, che sarebbe la rappresentazione di Takeshi Kitano poi, mentre l'altro è ancora in cerca di se stesso. In realtà non sono solamente due protagonisti, perché è una storia davvero corale, racconterà la vita di tanti persone, una vita sicuramente molto più dura di quella che tanti ragazzi della loro età passano, e che arriverà in tante occasioni anche all'omicidio e a crimini efferati. Mi è piaciuto tantissimo, magari ve ne parlerò meglio quando avrò letto il secondo ed ultimo volume. E poi un'opera davvero maestosa, Aula alla deriva, il primo volume di Kazuo Umezu, un maestro che ha sicuramente influenzato una generazione di mangaka, come Junji Ito ad esempio, che hanno fatto dell'horror il loro marchio di fabbrica, e qui racconta una storia davvero molto molto particolare di una scuola che all'improvviso viene risucchiata in una sorta di buco nero. Qui vediamo la scuola appunto dopo essere già stata risucchiata in questo buco nero, ma in realtà i ragazzi inizialmente non sanno cosa è successo. È come se la scuola fosse letteralmente esplosa, riducendosi in cenere, perché non si vede più nulla a parte che un buco dove era la scuola una volta. Mentre invece i ragazzi si ritroveranno dentro la scuola come se non fosse successo nulla, ma in una sorta di dimensione diversa da quella in cui erano, quindi con nulla intorno alla scuola, fondamentalmente un mondo fatto di distruzione e desolazione. I primi a impazzire sono proprio gli adulti, i professori, che non riescono ad andare contro la loro logica e che quindi non sanno cosa stia accadendo, a differenza dei bambini, che non devono per forza razionalizzare qualsiasi cosa capiti loro. Gli adulti cercano di farlo e in questo modo appunto impazziscono, soprattutto vedendo i dintorni di quella che è la loro scuola. E quindi dopo pochissimo tempo vedremo già praticamente i nostri bambini lasciati soli a se stessi, abbandonati, che dovranno in qualche modo, nonostante la loro piccolissima età, cercare di risolvere questo mistero tremendo. Un'opera davvero molto molto bella e disegnata anche benissimo, secondo me, in uno stile che io poi adoro particolarmente, e che secondo me giova tantissimo questa volta a delle tavole molto molto grandi, stampate in questo formato molto 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 grande da Ikari, che sicuramente sta facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda la selezione di alcuni titoli davvero meravigliosi. E infine, dopo le novità, le opere in prosecuzione che sto leggendo sono One Punch Man volume 12, sempre molto molto bello, continua il torneo dove è impegnato Saitama, e quindi non vedo l'ora di vederlo all'azione con quello che sembra essere un fortissimo avversario. Chissà, magari per una volta riesce a beccarsi anche un pugno il nostro Saitama. Anche qui si parla di esseri fortissimi, sempre da parte dello stesso sceneggiatore di One Punch Man, ovvero Mob Psycho 100 numero 4. E qui vediamo come il fratello del nostro protagonista prenda effettivamente possesso anche lui dei poteri. Vediamo, grazie all'aiuto di quello che era un po' il fantasmino che accompagnava Shigeo Mob all'inizio di questa storia, e quindi vedremo come si troveranno i due fratelli, forse uno contro l'altro. Poi La Stravaganza volume 4, molto molto carino, sempre un manga piacevole che sicuramente non verrà ricordato negli annali dei manga secondo me, ma che però si legge molto molto bene, e narra sempre le avventure di questa principessa che sta cercando una soluzione ai problemi del suo regno, andando appunto nei regni vicini. Poi, Come dopo la pioggia, volume 6, un volume incentrato ancora più che sulle vicende amorose della nostra Kira, sulla sua voglia o meno di tornare a fare atletica dopo il grave infortunio che l'ha colpita. E infine Prison School 23, questo bellissimo manga, secondo me, di Akira Hiramoto, che in questo volume farà vedere la conclusione di questa sfida al Kamisen, che è questa appunto sfida particolarissima che stavano tenendo le associazioni studentesche, quella segreta e quella ordinaria, e vedremo quindi come andrà ad evolversi, e in più vedremo anche la storia parallela del preside della scuola, che è un vero fottuto pazzo totalmente di testa, che si caccerà in delle situazioni alquanto strane.
E spero che non mi censurino il video per quest'ultima tavola. Questo era tutto ragazzi, fatemi sapere cosa avete letto voi e cosa vorreste leggere con un commento qui sotto, lasciate un mi piace, condividete il video sui vostri social network, iscrivetevi al canale attivando le notifiche, aprite il box informazioni qui sotto, se volete aiutare il canale potete farlo attraverso Patreon, attraverso una donazione libera, tutto è ben accetto per far crescere il canale, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!